Sì, cazzo, sì. Vinciamo noi, vinciamo 2-0, una battaglia, e ce ne sarebbero di cose da dire anche oggi, ma non le voglio dire, perché mi voglio gustare e godere questa bellissima vittoria, perché ce la meritiamo, perché abbiamo giocato meglio e perché oggi potevano esserci tanti problemi che non ci sono stati, perché la Roma ha giocato questa partita. Non per portarla sullo 0-0, ma per vincerla, ha avuto le migliori occasioni, è stata superiore al Napoli. Espulsioni, non espulsioni, go. Non si può dire niente. Oggi la Roma è stata superiore al Napoli, ha vinto la partita, una partita fondamentale che dovevamo vincere, avevamo bisogno di vincere e abbiamo vinto. Poi, se perdevamo pure l'ultimo 7 contro 1, cioè se non riusciamo a fare il secondo gol nemmeno in 7 contro 1, l'ho vista brutta, cioè veramente. Cioè, poi Lukaku riesce a segnare finalmente, ma che strazio di partita, ragazzi, che strazio di partita. Ma adesso ne parliamo. Prima di tutto, iscrizione al canale, un bel like per supportarci, condividere il video e ovviamente per non perdervi i contenuti attivate la campanellina. Roma-Napoli 2-0. I gol di Capitan Pellegrini e direi finalmente, visto che è dicembre, Lorenzo, magari devi iniziare a giocare e a dimostrare che ti meriti quella fascia da capitano. In tutto ciò sono contentissimo per il gol di Pellegrini, in un'esultanza che racconta forse tutta la sofferenza di questo periodo del capitano giallorosso. E un gol che alla fine è meritato. Meritato anche in quel momento della partita, è stato molto importante. E il raddoppio poi di Lukaku, 2-0. E sono contento. Sono contento perché sorpassiamo il Napoli questa sera con la vittoria e dopo la sconfitta dell'Atalanta. Insomma, ci riavviciniamo a Fiorentina e Bologna. Siamo sesti a un punto dalla Viola, 2 punti dalla Viola e a 4 punti dal Bologna. E abbiamo fatto il nostro. Adesso dobbiamo andare a Torino a giocarsi le nostre chance, le nostre opportunità. E sono contento anche che, insomma, tra le ammonizioni che ci potevano essere, che sono state tantissime questa sera, non siano stato ammonito soprattutto Mancini, che quindi ci sarà. Però, ragazzi, 9 ammonizioni, 2 cartellini rossi. Cioè, secondo me, una gestione sbagliata che ha fatto solamente innervosire e alzare il clima della partita. Cosa che non serviva invece, perché comunque le due squadre si sono contese la vittoria, no? Comunque la partita nella maniera più onesta possibile. Però tante volte quando il protagonismo dei direttori di gara si eleva al massimo all'ennesima potenza, poi succede questo, che la partita inizia a diventare rissosa, contrasti, palle mezze e mezze, proteste per qualsiasi cosa, sia per quanto riguarda le panchine, sia per quanto riguarda i giocatori in campo. Insomma, hanno fatto scaldare un clima che già era acceso, perché sappiamo tutti che Roma-Napoli è una partita molto sentita e molto accesa, già di suo. E non servono questi protagonismi. E secondo me ce ne sono stati chiari ed evidenti da parte del direttore di gara. 2 espulsioni per il Napoli, Politano è ingenuo. Ci sta l'espulsione perché mi ricordo un'espulsione dell'anno scorso, identica, in un Roma-Sassuolo. Famoso, no? Anche capro espiatorio di Mourinho nella conferenza pre-Sassuolo, quando dice che Berardi si butta per terra, espulsione, eccetera. Perché l'anno scorso fu proprio Berardi il protagonista di quella, no? Di quell'evento in area di rigore della Roma. Ed era giusto espellere, no? In quel caso, il difensore giallorosso. Oggi Politano fa una sciocchezza, ti hanno fischiato il giallo, ti hanno fischiato il fallo. Ha ammonito Zaleski, non devi dare il calcio, infatti Di Lorenzo lì lo guarda non troppo bene. E poi la troppa foga, l'eccessiva generosità di Osimhen, oggi molto nervoso, ingabbiato molto bene dai centrali di difesa della Roma e anche dai due mediani, perché la Roma oggi ha fatto una partita solida dietro, non ha concesso nulla al Napoli, un tiro da fuori di Zieliński e una mezza occasione nel primo tempo, dopodiché il nulla più totale. E ha capitalizzato, nel senso che non ha fatto un numero di occasioni tale da dover dire deve finire 7-0. Però traversa di Bove, super intervento di Meret nel primo tempo, cioè una serie di circostanze che potevano far pendere ovviamente l'ago della bilancia ancora prima, no? Degli ultimi minuti di gara verso la Roma. Una Roma che oggi era immagine e somiglianza del suo allenatore. Allora, innanzitutto, da brividi la coreografia all'inizio della partita e già il clima lì e i decibel si sono alzati. C'era la possibilità, non lo sapevo, è stata riaperta la trasferta di tifosi del Napoli che occupavano un vasto settore, no, dei distinti nord, e quindi è stata anche sugli spalti una bella partita.
infuocata come sono tutti i Roma-Napoli. Solo che questa volta abbiamo vinto noi e finalmente una vittoria non arrivata, magari come quella contro la Juve l'anno scorso sofferta, cioè arrivata oggi netta, giusta, decisa e al punto giusto. Questa è una vittoria che serve tantissimo alla Roma, all'ambiente Roma. Mourinho ha chiamato a raccolta i suoi, ha messo tutti sull'attenti, ha dichiarato di voler restare, di avere il timone, le redini della rosa in mano e oggi ha fatto una grande partita, facendo anche delle scelte importanti, perché oggi Pellegrini è stato panchinato e al suo posto ha giocato un'immensa partita Edoardo Bove. Lo stesso Shaarawy, giocatore credo a cui si riferisse, no? Perché dicevano tanti giocatori che sono in forma vorrebbero giocare di più, ma io gli ho spiegato di quanto sono importanti al giorno d'oggi le riserve. E questo è Shaarawy, che si vede ogni volta che entra comunque dà quel qualcosa in più. Asmoun anche è entrato bene, col giusto piglio, mi piace, così deve essere, così. Anche Christensen non mi è dispiaciuto. E poi menzione di merito assoluta al Gallo Belotti, che si è sbattuto e spaccato per tutta la partita. Nel primo tempo aveva servito un grande assist a Bove, quello è un grande assist a Bove, un grandissimo assist a Bove, che poi lì è un po' per la non capacità di segnare, un po' per la non abitudine di farlo, lì poi si fa ipnotizzare da Meret, che ha fatto comunque un grande intervento. Però nel complesso abbiamo strameritato di vincere questa partita e sono super felice, perché questo serve alla Roma, perché adesso sopra Roma ci sono solo Fiorentina e Bologna, e questo deve farci capire che è un campionato in cui la Roma può arrivare quarta, e secondo me con la rosa che ha, se gioca così, anche a qualcosina di più, non ovviamente la vittoria finale, ma perché non puntare al quarto, terzo posto se ci sono le capacità per farlo? L'anno scorso la Roma giocava una partita in casa con il Napoli, brutta, nel senso molto difensiva, no? Era un Napoli diverso da quello di oggi, però oggi ha dimostrato che aveva quelle armi per fargli male e gli ha fatto male. Poteva fargli ancora di più male, ma gli ha fatto male. È finita 2-0, la Roma ha vinto la partita, è sesta in campionato, ma è lì per la zona Champions. E adesso ci sono tre battaglie da vincere, o comunque in cui cercare di fare i più punti possibili. Atalanta, Juve prima ovviamente dell'Atalanta, e poi il Milan, che è la terza delle tre partite. Anche un Milan che non è in una grandissima condizione, però si giocherà a San Siro, si giocherà a Torino. Giocheremo l'unica in casa contro l'Atalanta, e lì dobbiamo fare la differenza. La Roma deve fare la differenza, perché deve puntare alla Champions, perché deve puntare secondo me alla conferma di Mourinho per poter fare lo step ancor più importante l'anno prossimo con i soldi della Champions. Io credo in questa Roma che mi fa sempre arrabbiare, ma la sostengo e la tiferò sempre. E oggi si spiega perché noi romanisti viviamo così. Noi romanisti viviamo per serate come queste, belle, intense, battagliere e alla fine anche vincenti. Detto ciò ragazzi, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Roma batte Napoli 2-0 e noi ci vediamo in questi giorni. Innanzitutto vi rubo 10 secondi per darvi tanti auguri di buon Natale. Ci vediamo in questi giorni, se ci saranno dei contenuti da fare, altrimenti ci vediamo nell'ultima partita dell'anno il 30 dicembre dopo Juventus-Roma. Dal vostro Andrea un grandissimo abbraccio, tanti auguri da me e da tutta la Dana del Branco, e ci vediamo al prossimo video.